qualità è data dalla pezzatura del fiore. Come si può ben vedere, questo fiore avrà un diametro di almeno 7-8 cm. Il glicine vuole il sole, la luce e il caldo. In questo campo c'è una collezione di 43 varietà. Credo che sia una delle più complete d'Europa. Abbiamo cercato comunque di utilizzare e di prendere tutti i fiori di una volta, solo abbiamo cercato delle varietà un po' più intriganti anche per il commercio. Noi le piante ci si vuole bene perché è un essere vivente, no? Coltivare la bellezza regalata dalla natura in un paese paradiso della biodiversità. Buongiorno da Milano e bentrovati a Officine Italia ad accompagnarci oggi tra fiori, piante e vivai a scoprire un settore ancora poco riconosciuto. È con noi Aldo Alberto, presidente dell'Associazione Florovivaisti Italiani di CIA, la Confederazione Agricoltori. Buongiorno, grazie di essere qui. Buongiorno, grazie a lei. Alberto, il florovivaismo è una realtà economica vera per l'Italia? Quanti occupati ha? Il florovivaismo nazionale ha oltre 100.000 occupati su 25.000 aziende. Non siamo adeguatamente riconosciuti, perlomeno questo è il nostro pensiero, perché noi siamo profondamente made in Italy, come lo è il nostro parmigiano reggiano, ma non ci sentiamo ancora adeguatamente riconosciuti. Come un'eccellenza, insomma. Come un'eccellenza, assolutamente. Allora, partiamo da un aspetto particolare dell'amore per i fiori, degli italiani per i fiori. Seguiamo Laura Troia per le strade di Milano. Cosa regalate di solito? Le peonie. Conosce il significato? No. Sono i tulipani. E il significato lo sa? No. Le rose, rose, rose rosse. Che significato è abbastanza? Passione. E altri significati? Peonie, giglio, gelsomino? Hai beccato male proprio. Il girasole? Non lo so, girasole no. Tulipano? Tulipano neanche, mi piacciono le gerbere tantissimo. Tra poco è la festa della mamma. Sì, e le peonie hanno sostituito decisamente le rose rosse. Adesso si usa anche il lilium per l'amicizia. Rosa rossa amore, rosa bianca dovrebbe essere amicizia, rosa rosa, rosa gelosia, rosa gialla. E la rosa? Rosa rosa? Rosa rosa non me la ricordo. Allora, da questo sito il tulipano dovrebbe significare onestà, amore, passione. Il rododendro, dichiarazione d'amore o di affetto, la peonia, stima, rispetto, eleganza, la primula, rinascita, fortuna, giovinezza. Ditelo con i fiori, no? Sì, sì, può succedere, dipende cosa si vuole dire anche. Spesso si chiede scusa con i fiori, anche con i vicini, uno fa una festa, disturba tanto, poi porta i fiori al vicino. Magari io faccio un evento, le invito, il giorno dopo per ringraziarmi mi mandano dei bellissimi fiori. Se generalmente regalo un fiore vuol dire che dietro c'è qualcosa. Il fiore, più che una pianta, ha un grande significato perché vivi l'attimo del fiore. Vive poco, però quel momento è magnifico. Che fiori ama ricevere? Qualsiasi, tutti i fiori sono belli. Ormai sono sposato di 45 anni con mia moglie, però gliele regalo non le feste comandate, se è festa della donna. Oggi è una bella giornata e regalo un fiore. Insomma, i fiori come segno, anche se non codificato per esprimere ciò che si prova, come stanno cambiando i gusti, la domanda, anche la cultura del verde negli ultimi anni in Italia? Ma a livello di fiore deciso, diciamo, c'è ancora un po' la tendenza, come è emerso anche da questo servizio, al legarlo a quello che è la ricorrenza, la festività oppure l'anniversario, eccetera. Anche se ho notato che anche nell'ultimo intervento, l'ultimo signore diceva, vabbè, quando mi viene voglia lo regalo il fiore.
In questo senso diciamo che ci stiamo avvicinando un po' ai paesi del nord Europa, dove il mazzetto di fiori sul tavolo è qualcosa, è una bellezza, è un momento, quindi non è legato solo alla ricorrenza specifica, per cui c'è un cambiamento in questa direzione sul fiore, quindi un utilizzo più legato proprio al piacere di averlo costantemente. Sulla pianta, fiorita o non, diciamo che è cambiato parecchio, in particolare dopo la pandemia. Nella pandemia le persone si sono rese conto cosa vuol dire avere un balcone, un giardino, chi ha la fortuna di averlo, attrezzato, nel senso con delle belle piante, con dei bei fiori, come necessità proprio di bellezza e di benessere personale. E di nuovo lì c'è stata una tendenza di avvicinamento anche dei giovani, questo è importante, in questa direzione, è una tendenza che sta continuando ad essere e che a mio avviso deve riguardare un sistema di cultura rispetto all'avvicinamento alla pianta, ma anche di qualità della vita nelle città in particolare. A questo ne parleremo più tardi. Adesso si vede anche dai dati che abbiamo del settore. I dati più recenti dicono che nel 2022 il valore della produzione del verde made in Italy ha superato i 3 miliardi di euro, è il dato più alto dell'ultimo decennio. Le esportazioni hanno raggiunto 1,2 miliardi di euro e siamo secondi in Europa. Insomma, secondi esportatori in Europa, è un'eccellenza sottovalutata? Assolutamente, direi proprio di sì, è sottovalutata soprattutto al nostro interno. Ribadisco di nuovo che, tornando alla pandemia, in quella fase il disastro di quei momenti ha fatto riconoscere per la prima volta questo settore. C'è una consapevolezza nuova del settore. Da parte dei cittadini, da parte della politica, e questo è un aspetto sicuramente importante. Potremmo anche diventare i primi, perché abbiamo delle caratteristiche dal punto di vista climatico complessivo, ma anche dal punto di vista di quelle che sono le nostre produzioni. Noi abbiamo produzioni che durano nel tempo, che sia fiore deciso, che siano piante in vaso, abbiamo delle produzioni particolari che, legate proprio alle scelte varietali e quindi e al clima che abbiamo, durano nel tempo e non è banale. Dal punto di vista legislativo, che punto? Dal punto di vista legislativo aspettiamo da tempo un riconoscimento effettivo, perché ci manca un po' un sistema adeguato all'interno del Ministero dell'Agricoltura. E c'è una legge che è già stata approvata all'unanimità alla Camera, adesso al Senato, e speriamo che vada veloce. Ecco. Allora, le principali realtà produttive in Italia sono concentrate soprattutto in 5 regioni. Abbiamo dalla Toscana, che ha il primato delle produzioni vivaistiche, alla Liguria, che ha il primato assoluto invece delle aziende che coltivano fiori in pienaria. Allora noi partiamo da qui con Lucia Pescio, che ci porta in tour tra i colori e i profumi della Liguria. Un tripudio di sfumature per le ultime fioriture di stagione. Si lavora a sodo tra i campi e le serre della Liguria. 4.000 aziende concentrate soprattutto tra Imperia e Savona, 15.000 addetti e una produzione annua lorda da 400 milioni di euro, dove l'export la fa da padrone. Tra i fiori recisi l'eccellenza è il ranuncolo, con più di 30 varietà di colori. La qualità è data dalla pezzatura del fiore. Come si può ben vedere, questo fiore avrà un diametro di almeno 7-8 centimetri. Tra le colline di Pietrabruna, nell'Imperiese, l'azienda di Massimo Giordano punta tutto su colori chiari, ranuncoli dalla fioritura primaverile, non coltivati in serra ma in pienaria, con un sistema fuori suolo in sacchi di fibra di cocco. Così è anche possibile utilizzare meno prodotti chimici. Noi evitiamo di espanderli nell'ambiente, perché rimangono dentro la sacca, e poi la pianta li assorbe, entrano in circolo e fanno il lavoro che devono fare. Anemoni, ranuncoli, il mercato è estero e non solo per i fiori recisi. Dalla Liguria alle piante grasse viaggiano soprattutto verso la Francia. Anna Serretto, con la sua storica azienda sanremese, tra i maggiori produttori locali. 5.000 varietà nelle sue serre, cactus e succulente amate da collezionisti e non solo. Appassionati ce n'è tanti, ma anche tante persone, voglio dire, che si stanno avvicinando a questo mondo proprio per, diciamo, la facilità con cui queste piante ci permettono di essere gestite. Possono diminuire della loro superficie, diciamo del loro diametro, fino a 300 volte, per far sì che, specialmente nei deserti in cui vivono, hanno la possibilità di resistere anche a periodi di forte siccità.
Dai cactus, che sembrano sculture viventi, il nostro viaggio si sposta alla piana di Albenga. Un profumo di basilico e maggiorana si sprigiona dai campi del Savonese, famosi per le erbe aromatiche officinali. Noi principalmente abbiamo pieno campo, ma abbiamo anche delle serre dove viene prodotto alcune tipologie di aromatiche per cercare di avere un po' di primizia a livello proprio di prodotto. Albenga anche celebre per i fiori in vaso. Un'ondata di colori e forme ci porta nell'azienda di Marisa e Michele. Mi piace cercare, guardare, vedere cosa chiede la gente e quindi poi produrre anche in base alle esigenze. Ma un punto fondamentale della nostra azienda è che noi ci piace proprio fare piante nuove, produrle, vedere il risultato finale. Qui fiori rari, poco conosciuti, trovano la loro dimora ideale. È una campanula un po' particolare perché in linea di massima le campanule sono piante basse, invece questa ha la caratteristica di venire su a piramide. Un settore che sta reggendo bene la crisi e l'aumento dei costi, e su anemoni, ranuncoli, fronde, aromatiche, la Liguria ha il primato assoluto a livello nazionale. Abbiamo sentito anche nel servizio innovazioni per la sostenibilità, tecniche culturali, come è un settore in movimento? È un settore in movimento non da adesso, da più di 10 anni ormai si sta lavorando costantemente con vari momenti per ridurre l'impatto ambientale, l'irrigazione in primis, con irrigazione a goccia ormai, oppure flusso e riflusso con riutilizzo dell'acqua e anche delle sostanze e delle concimazioni, ma poi con la lotta integrata, quindi con l'utilizzo di insetti antagonisti, di prodotti naturali che vanno a inibire lo sviluppo degli insetti nocivi. Insomma, c'è un mondo importantissimo di riduzione anche del chimico. Il chimico, io credo che ci sia stata una riduzione nel nostro settore almeno del 60-70%. Viene utilizzato solo in casi estremi, nei momenti in cui è assolutamente necessario, non solo per la sanità della pianta di chi ci lavora, che è la prima questione fondamentale, ma perché il minore utilizzo di chimico e la creazione dell'ambiente migliore fa sì che si sviluppino sempre di più gli insetti antagonisti a discapito di quelli aggressivi per le piante. Cosa manca quindi? C'è tanto anche lavoro sulla ricerca, cosa manca? Manca un sistema? Manca, sì, la ricerca, diciamo, dovrebbe essere implementata, parlo della ricerca pubblica, non si può fare, non è possibile che questo rimanga sulle spalle delle aziende, non è sostenibile, quindi la ricerca pubblica deve essere implementata in questa direzione, nella ricerca appunto di prodotti alternativi a quelli chimici, ma anche nella ricerca rispetto all'utilizzo di piante in prospettiva sempre più resistenti complessivamente ai cambiamenti climatici. Quindi c'è da fare un lavoro non indifferente. Un disegno complessivo, un progetto complessivo per il settore. Allora, dicevamo Toscana numero uno appunto per la produzione dai vivai. Allora, con Federico Monecchi scopriamo il distretto pistoiese, le sue innovazioni, e conosciamo anche Mister Gligine. La pianta che assorbe più polveri sottili che c'è, perché ha questa, la tocchi, senta com'è ruvida. Sì, questa ruvidità che ha la foglia sotto ha una caratteristica di assorbire tantissimo le polveri sottili. Noi le piante ci gli si vuole bene perché è un essere vivente, no? Cioè questo, gli uomini sono esseri viventi, gli animali, ma ci sono anche le piante che sono esseri viventi. La città verde è l'ideale dei vivaisti. A Pistoia sono maestri negli innesti. Le serre sembrano i reparti maternità di nuove creazioni. Le piante cambiano forma, più sane e più gestibili. Questa tecnica qui consiste nell'innestare a 2,20 m, è una misura standard, una forma globosa, ha una misura determinata, cioè lei cresce 3 metri, 4 metri e basta, poi si ferma. Non ha necessità di potature, questa è la cosa più importante. Quindi eviti potature, capitozzature, tutte le polemiche che ne esce immancabilmente fuori. Francesco Vignoli è conosciuto in Europa come Mr. Glicine. Il suo nome è noto anche a Buckingham Palace. Quante varietà ce ne sono?
In questo campo c'è una collezione di 43 varietà, destinate ad essere 50 l'anno prossimo, perché ci sono giovani piante nuove che verranno piantate qui. Credo che sia una delle più complete d'Europa. Per il glicine vuole il sole, la luce e il caldo, per cui la produzione maggiore dei glicine adesso è in Italia, a Pistoia soprattutto. Gilberto Stanghini è un progettista elettronico formatosi al Politecnico di Torino, che nei vivai ha portato il sistema FERT per irrigare a goccia anche il concime. Qual è il risultato finale? Il risultato finale è, cioè, minor consumo di concimi, minor consumo di acqua e ci sarà una crescita omogenea. Il vivaismo pistoiese offre un mix produttivo che va dagli alberi alle conifere, le piante ornamentali, i rampicanti. L'attività concentrata nella Valle dell'Ombrone, 1500 aziende ed oltre 5.000 addetti. Siamo in un'isola felice. Tutto sommato qui ci sono ancora giovani, ci sono valori importanti, c'è una produzione che con circa 360-370 milioni di euro all'anno di valore, anche che viene portato per lo più all'estero, è un'eccellenza che dobbiamo difendere in ogni modo, perché tuttora dà opportunità ai giovani. Questo è il cippato. Questo è il cippato. Si finisce di riempire il vaso con questo. E qual è il beneficio? Il beneficio è che intanto si evita l'utilizzo del glifosato, che è nocivo. Nella Val di Bisenzio il cambiamento climatico ha cambiato le specie nei boschi. Si tagliano castagne e robinia per produrre cippato ed estrarre il tannino. Quando noi alle piante, invece di dare gli anticrittogamici, riusciamo a dare il tannino, e il tannino ottiene gli stessi benefici, si è evitato un'altra volta di impestare di veleni la nostra città. Che qui si parla di sostenibilità, ma dice anche siamo un'isola felice, abbiamo i giovani. Ecco, a che punto è il comparto sul ricambio generazionale, sulla formazione? C'è un buon interesse da parte delle nuove generazioni. Quello che manca è proprio la parte che riguarda la formazione in termini adeguati. Noi inizieremo in autunno, come Associazione Ferrovie Italiane, un'iniziativa rivolta proprio agli istituti agrari, proprio per formare, ma più che altro per informare i giovani delle potenzialità che questo settore ha. Le aziende di questo settore hanno bisogno di personale specializzato e di giovani formati in quella direzione, e potrebbe fare veramente la differenza per le aziende, ma anche per gli occupati in quella direzione. Insomma, buone prospettive. E nel disegno complessivo di cui parlava prima, ma anche come può contare una progettazione del verde pubblico, cioè entrare nella rigenerazione urbana? Ma quello è fondamentale, credo che sia, dovrebbe essere un progetto leader per il paese, nel senso che l'Italia ha tutte le caratteristiche per essere veramente il giardino d'Europa. Il problema è che non sempre le amministrazioni territoriali tengono la giusta attenzione sul verde. Ci sono moltissimi comuni che fanno dei lavori notevoli. Tra l'altro, la cosa interessante è che nei comuni che danno il giusto peso al verde, alla gestione del verde, delle piante, dei fiori, anche il singolo cittadino poi fa lo stesso, quindi vediamo balconi e fiori. È un ciclo virtuoso, esatto. Quindi è un qualcosa di prezioso che dovrebbe essere implementato. Manca anche sotto questo aspetto un progetto che secondo me dovrebbe partire proprio dal livello nazionale. Allora, noi abbiamo visto anche all'inizio le rose, le regine dei fiori. Allora, se andiamo in Sicilia, in una delle ormai rare produzioni italiane, poi ne parliamo e andiamo. Seguiamo Luce Basso. Dalle classiche rose ibride alle varietà più antiche, in queste serre di Barcellona Pozzo di Gotto, sul versante tirrenico della città metropolitana di Messina, sbocciano tonalità dal panna al rosso, dal giallo al fucsia. Qui non si importano le rose, ma da oltre 20 anni si coltivano. In questa azienda se ne raccolgono da 3.000 a 4.000 al giorno, sfruttando le condizioni climatiche favorevoli e ottenendo fioriture di alta qualità. Noi produciamo più di 1 milione di steli di rose, 80-90.000 rose al mese. Il nostro mercato è prettamente provinciale, qua abbiamo delle zone pianeggianti meravigliose, il clima per poter produrre questo e pure altro, girasoli, stadice, lisianthus, garofani, miniatura, il nostro terreno è predisposto per produrre qualcosa.
qualsiasi tipo di fiore. Coltivazioni di rose sia per scopi ornamentali che commerciali, fiori apprezzati per la loro bellezza e il loro profumo. In concomitanza con la festa della mamma e di Santa Rita, quando cresce la domanda, la coltivazione delle rose rosse è aumentata. Tra qualche giorno cominceremo il raccolto e verranno conservate in cella affinché durino per quella festa. Dall'altro lato abbiamo quelle che sono state programmate per Santa Rita. Il settore florovivaistico, che abbraccia anche le piante ornamentali da frutta in vaso, è in crescita da queste parti, ma i costi di produzione sono alti. Le difficoltà sono nella produzione, in quanto esistono delle malattie che diventano sempre più resistenti e che i principi attivi non riescono più a essere abbattenti come una volta. A livello nazionale, a parte la Liguria, in Campania, nella zona di Latina e ovviamente in Sicilia, queste sono ormai le uniche regioni che ancora continuano ad insistere a cercare di coltivare quello che è il fiore deciso, la rosa in primis. Sicuramente le difficoltà sono tante e dobbiamo scontrarci ovviamente con la concorrenza che ci viene da tutti questi fiori che arrivano dall'estero, che magari attraversano l'Olanda e poi arrivano dall'Olanda, perché vengono, l'Olanda è un paese che alla fine lavora questi fiori e ci ritorna a noi sui nostri mercati. Ecco, da dove arrivano le rose che regaliamo? Molte sono importate. Ma la maggior parte, per non dire la quasi totalità, diciamo, esistono delle produzioni appunto nel sud Italia, in Sicilia per esempio, come abbiamo visto, grazie a particolarità climatiche veramente, insomma, non indifferenti. Arrivano dall'Ecuador, dalla Colombia, dal Kenya, arrivano comunque da paesi extraeuropei. L'Olanda è un grande hub di distribuzione, ha un sistema logistico pazzesco e quindi riesce ad arrivare in ogni dove. Diciamo che non può esserci un ritorno della rosa, diciamo, in Italia, in questa fase. Non lo vedo in questo momento, no. Senta, ci sono anche piccole aziende che coltivano fiori a ritmo di natura a chilometro zero. Noi seguiamo Loris Guy in Veneto. Una flower farm, la fattoria dei fiori, cos'ha di così particolare? Coltiviamo fiori di stagione senza l'uso di prodotti chimici. Ogni stagione ha il suo fiore. Basta questo a inquadrare una flower farm. Niente chimica, niente serre riscaldate, niente forzature. Tutto segue il corso della natura, un mondo che è quasi agli antipodi del classico settore dei fiori. Eh sì, perché siamo abituati nel commercio a trovare un po' tutto, come la rosa di San Valentino a febbraio, ma sarebbe il suo periodo a maggio inizia a fiorire. Una stagionalità rispettata in modo assoluto che diventa valore aggiunto e sta prendendo sempre più piede, complice una nuova sensibilità ambientale. Il cliente finale, il privato, che ha iniziato da quando ho aperto a essere incuriosito di questa mia nuova attività, e poi trovo molto riscontro nelle fiorerie, nei fioristi e nei flower designs. Non solo, nella flower farm è possibile trovare chicche particolari. Di un fiore anche diverso da quello che si trova in commercio, piselli odorosi, ad esempio adesso sto proponendo l'orlaia, che è un fiore un po' ombrello, che è molto riempitivo. Una scelta etica, perché quello su cui non si riflette è che non sempre ciò che è verde è anche green. Questo pensiero che si compra una pianta ed è green, è verde, però non si sa da che parte del mondo sia provenuta e con che prodotti sia stata anche coltivata. Alcuni fiori, per dire, fanno il giro di mezzo mondo prima di arrivare sul banco. Qui invece la filosofia del rispetto impone fatiche aggiuntive. Questo che cos'è, questo sacchetto? È un sacchetto di organza, non usando prodotti chimici, è l'unico modo di proteggere il fiore dagli insetti. Decisiva la scoperta sui social delle farmer flower inglesi e americane. Ho visto che all'estero funziona tantissimo, sono molto conosciute, e quindi pian piano ho iniziato a studiare i cicli, le stagioni. Ora qui si tengono anche corsi di formazione. Ecco, questo è il nostro laboratorio dove partecipa sia il cliente privato, che è appassionato, ma anche dei fioristi. Che cosa imparano di preciso? È lavorare il nostro fiore totalmente, è abbastanza diverso. Noi lasciamo il naturale decorso di una pianta, quindi ci possono essere dei fiori con dei gambi storti. Questa peonia, che secondo me sta bene qui, è abbastanza curva,
vede, non è un gambo dritto, ma gli abbiamo trovato il suo posto. Giulia ha anche creato una propria linea di semi, ottenendo relativa licenza. Crede tantissimo nel progetto, pensa che sia davvero il momento giusto. Abbiamo cercato comunque di utilizzare e di prendere tutti i fiori di una volta, solo abbiamo cercato delle varietà un po' più intriganti anche per il commercio. Ma non era più conveniente fare come tutti gli altri? Ma il bello dov'è? La sfida dov'è? Una nuova tendenza anche in Italia, diversa dal vivaismo classico, che ruolo può avere? Ma sicuramente è un ruolo importante in termini di costume, cioè queste realtà crescono in realtà diciamo periurbane, vicine comunque ai centri abitati, dove il cittadino può andare a visitare, a prendere il fiore di campo, quindi hanno una loro funzione, hanno una loro ragione di esistere, che ovviamente non può essere quella del business complessivo, del mercato delle piante dei fiori. Complementare, esatto, sì. E in conclusione, su cosa può puntare, deve puntare l'Italia? Su punti di forza, cose che... Ma le caratteristiche principali sono quelle dei nostri prodotti, dal ranuncolo alle fronde verdi, a tutte quelle produzioni sia nel reciso che nelle piante in vaso hanno delle caratteristiche prettamente mediterranee. Questo è un elemento centrale di riconoscibilità, di lunga durata, eccetera. Sono prodotti conosciuti, riconosciuti, le erbe aromatiche che sono conosciute, voglio dire, in ogni dove ormai e hanno un ruolo assolutamente importante, questo dal punto di vista delle tipologie di prodotti a larghe linee, diciamo, no? Poi quello che serve è un progetto complessivo per il settore, che debba vedere anche un'unità di intenti da parte di noi produttori, di noi associazione che li rappresentiamo. Bisogna lavorare insieme, altri lo fanno, noi dobbiamo imparare. Grazie, allora grazie ad Aldo e Alberto per averci accompagnato in questo viaggio tra i colori e i profumi d'Italia. Ora il nostro fuori officina.